Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi parliamo di tastiere meccaniche, o meglio, di come costruirsi una tastiera meccanica. A me serviva il tastierino numerico, perché come sapete ho comprato una tastiera, una Keychron K2 60%, e quando sono su Excel di scrivere i numeri partendo da quelli che ci sono sopra, veramente per me è una difficoltà, ho bisogno del tastierino numerico. Quindi mi sono comprato tutti i pezzi e mi sono costruito una tastiera meccanica. Come ho fatto? Lo scoprirete in questo video. E tra l'altro la procedura per costruire le tastiere meccaniche è sempre la stessa. Una volta capite quelle che sono le basi, potete costruirvi tutte quelle che volete. Detto questo, io non voglio tediarvi oltre, per cui vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e buona visione a tutti! Bene signori, ecco qua tutti i nostri elementi per costruire la nostra tastiera meccanica. Trovare informazioni per quanto riguarda la costruzione della tastiera meccanica non è stato per niente facile, per cui ho creato un bell'articolo sul mio sito uomodicasa.it dove ho inserito tutte le mie scoperte, quindi andatelo pure a guardare, vi lascio il link in descrizione. Iniziamo con la disamina dei pezzi. Primo pezzo, il case. In questo caso in plastica, può essere in metallo, può essere in legno, può essere in svariati materiali. In questo caso è formato da una parte anteriore e una parte posteriore, a volte ce n'è solo un pezzo, lì dipende da cosa dobbiamo andare a costruire. La seconda cosa di cui abbiamo bisogno, che di solito è insieme al case, è quella che viene chiamata backplate, cioè quella parte che vedete qui in metallo con tutti i forellini. Attaccato al backplate vedete che io ho già inserito uno stabilizzatore, gli altri sono sotto, e questi sono degli elementi necessari e ci servono per stabilizzare i tasti più grandi, quindi nel mio caso il più, l'enter, lo 0. Nel caso di una tastiera 60% abbiamo lo shift, il caps lock, il tab, la barra spaziatrice, quindi più tasti grandi abbiamo, più stabilizzatori avremo bisogno. Per quanto riguarda gli stabilizzatori e il montaggio degli stabilizzatori, ho deciso di fare uno spin-off, cioè un altro video in cui vi faccio vedere nel dettaglio come si montano, sia nella backplate, che come si montano anche quando ci arrivano, perché ci arrivano in 6 pezzi completamente smontati. Però questo video sarebbe diventato troppo lungo, quindi ho deciso di metterlo in un video a parte, anche perché per chi è già magari addetto ai lavori, già sa qualcosina, gli interessa solo vedere come si montano questi. In questo caso noi abbiamo degli stabilizzatori che vanno montati sulla backplate. Esistono anche stabilizzatori che si montano direttamente sulla prossima prossimo pezzo della nostra tastiera meccanica, cioè la il circuito che viene anche chiamato PCB, e questo è il nostro cuore, proprio il cuore della tastiera meccanica, cioè quello che andrà poi a dare il segnale al nostro computer. Ovviamente poi ci serviranno gli switch, e questi poi dovremmo andare a sceglierceli in base al nostro gusto. Ho parlato degli switch nel video che vi lascio sia nelle schede che anche alla fine di questo video, in cui parlavo della mia Keychron K2. Ne ho parlato un po', se volete altre informazioni chiedetemele sotto nei commenti, oppure chiedetemi un video dedicato e vedrò di farlo. Sesta cosa che ci serve ovviamente sono i keycaps, e queste le prendiamo a nostro gusto, quindi coperchietti dei tasti, e in ultimo, se la tastiera è USB, ci servirà il filo per riuscire a collegarla al computer. Ora abbiamo chiaro in mente quali pezzi ci servono per costruire la nostra tastiera meccanica. Quindi una volta che abbiamo scelto tutto ciò che ci serve, possiamo partire con l'effettiva costruzione. Ovviamente l'ordine di acquisto è differente da quello che io vi ho detto. Compreremo prima il circuito PCB, cercheremo il case e la backplate per il circuito PCB, al che andremo a comprare stabilizzatori, sceglieremo gli switch, in ultimo la keycaps e poi ovviamente anche il filo. Questo è l'ordine di acquisto se li volete comprare. Detto questo, passiamo a vedere come montare la nostra tastiera meccanica. Bene signori, la prima fase riguarda il montaggio degli stabilizzatori. Come vi ho detto prima, c'è un video a parte per quanto riguarda il montaggio degli stabilizzatori nella backplate e anche il montaggio degli stabilizzatori stessi, quindi non voglio dilungarmi oltre. Questa è sicuramente una delle cose più difficili, se difficili possiamo dire, che si può fare montando la nostra tastiera meccanica. Passiamo subito alla seconda fase, che è quello di montare gli switch all'interno della backplate in metallo.
gli switch hanno tutti un verso. Se non riuscite a capire qual è il verso, un buon metodo per montarli giusti è quello di guardare i pin, quindi le barrettine di metallo che devono andare poi a essere saldate nella nostra PCB, nel nostro circuito. Guardate in che verso devono andare, in che buco devono entrare e capirete quale deve essere il verso dello switch. Una volta che ne avrete messi 3 o 4, capirete anche qual è il verso giusto, cioè come si devono inserire perché hanno delle linguettine di plastica. Comunque, una volta capito questo, potete cominciare a inserirli e montarli tutti uno per uno. Ora passiamo alla saldatura. Se non avete mai saldato con lo stagno, non vi preoccupate, non ci va la scienza. Certo, magari non farete delle saldature fantastiche, ma magari verranno un po' grosse più che altro, ma non vi preoccupate. Quindi mettetevi lì tranquilli, con calma, e riuscirete a saldare tutto. Una cosa importante invece è lo stagno. Se non siete espertissimi, perché lo stagno in realtà va bene tutto. Ma se non siete espertissimi, prendete uno stagno fine, quello 0,8 mm, in maniera che avendo il filo molto fine non ne mettete una marea se non siete proprio espertissimi. Se invece avete già saldato a stagno, in qualche modo ve la cavate, va bene anche quello da 1,5 mm, anche quello più grande. Cioè l'importante è che non ne mettiate una marea. Quale saldatore utilizzare? Anche lì i saldatori vanno bene tutto, comunque io poi sotto in descrizione vi metto tutto l'occorrente, con qualche consiglio sia di saldatore a stagno economico che di stazione saldante un attimino più complessa. Diciamo che se avete una stazione saldante con la temperatura non è male, state tra i 300 e i 400 gradi e siete a posto. Comunque, anche se non avete la stazione saldante con i gradi, quando lo stagno si scioglie, punto e basta. Quindi, una volta che abbiamo preso la mano, ci mettiamo lì con la santa pazienza e andiamo a saldare tutti i nostri pin. Thank you.
Bene signori, io spero di avervi detto tutto, ho tentato di essere il più chiaro possibile, comunque ci fossero dei dubbi, non esitate a scrivermeli qui sotto nei commenti. Ci sarebbero tantissime altre cose da dire, ma se no il video veniva veramente lunghissimo. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.